cosa posso fare? Sono tutti verso di me. Aspetta. Ti farò dare delle istruzioni, ok? Ci dovrebbe essere un albero abbattuto da qualche parte del lago. Sembra sia stato colpito dai fulmini o qualcosa del genere. Prova ad andare verso quell'albero. Ti aspetteremo qua, in modo che possiamo tenerti al sicuro, ok? Lin cerca di alzarsi, ma casca. Non penso che posso farcela, Drake. Ho usato le mie ultime energie per arrivare qua. Devi arrivare tu da me. No, ce la puoi fare, Lin. Sei forte, sei veloce. Ti ricordi di quella volta che sei riuscita ad arrivare prima di me e degli altri ragazzi? Le persone parlano ancora di questa cosa. Puoi farcela. Sì, ma avevo due gambe in buonissime condizioni allora. Sei sempre la migliore in tutta, la prima della classe. Beh, cose che mi servono molto adesso. Sì, invece, perché devi essere più forte nella tua mente. Ce la farai anche con una situazione del genere, come hai sempre fatto. Ce la puoi fare. Ah, sì, è facile da dire. Allora prenderò la tua risata come una cosa buona. Ce la puoi fare. Soltanto porta te stessa a quell'albero e poi tutto andrà bene. A quel punto Lin sente uno sparo nell'aria. L'hai sentito? Sembra vicino, troppo vicino. Penso che mi hanno trovato, Drake. Allora devi correre, Lin. È la tua unica chance. Corri, Lin. Mi senti? Corri! Dove sei adesso? Lin manda la foto di un sentiero. Ok, sono quasi arrivata a quell'albero, ma riesco a sentirli dietro di me. Siamo anche noi vicini. Dai che ce la farai. Penso che riesco a vederti. Aspetta lì, stiamo arrivando. Veloce, Drake. Sono proprio dietro di me. A quel punto Lin guarda il suo telefono e vede Brad e Nate che escono fuori dai boschi e hanno entrambi la pistola puntata su di lei. Eccoti qua! Nate, per favore, non vuoi farmi questo? Ti abbiamo presa, puttanella. No, Brad, aspetta! A quel punto Brad fa un'occhiataccia super irritata a Nate. Seriamente? Mi stai dicendo veramente di aspettare? Sì, perché lei ha ragione. Noi non vogliamo spararle. Non ancora. Di cosa diavolo stai parlando? Se le spariamo adesso, che cosa succederà allora con il resto dei partecipanti? Che cosa intendi? Tutti abbiamo la nostra celebrazione. E poi tu e io spendiamo quello che rimane dei soldi. Se loro erano troppo eccitati che non hanno seguito neanche le regole della caccia, come pensi che reagiranno se non hanno potuto partecipare alla cosa più grande? Lin a quel punto nota che i ragazzi non le stanno dando attenzione. Piano piano cerca di scendere per arrivare all'albero. Magari vogliono indietro i loro soldi se non sono riusciti a farla fuori. Beh, ottimo punto. Ma se questo fosse il caso, allora dove sono? Beh, non lo so. Avrebbero dovuto seguirci. Idioti. Probabilmente saranno scappati di nuovo. Loro non hanno idea. A quel punto Brad si gira verso Lin. Ehi! Dove diavolo pensi di stare andando? Lin si frizza all'istante. Da nessuna parte. Dei passi iniziano a sentirsi dal bosco alla loro sinistra. Finalmente, eccoli qua. Beh, meglio tardi che mai, no? A quel punto sia Brad che Nate iniziano a tenere stretta la pistola. No, aspetta, c'è ancora tempo per finire tutto questo. Mi dispiace, tesoro, sai davvero troppo. Penso che riesco a sentire i partecipanti adesso. Dai ragazzi, l'abbiamo circondata. A quel punto un sacco di agenti dell'FBI escono fuori dagli alberi e in delle manovre velocissime un agente riesce a prendere Brad. A quel punto Nate fa cadere la pistola e corre verso Lin. Prima che lei possa reagire, la prende e la tira verso di lui. Non mi prenderete mai vivo. E a quel punto Nate tira fuori un grosso coltello e lo mette sul collo di Lin. Cioè, queste cose no, eh. Drake esce fuori dal gruppo indossando una giacca dell'FBI e ha in mano la sua pistola. Lasciala andare, Nate. Cosa cavolo? Perché stai indossando una giacca dell'FBI? Perché lui è un agente, Nate. Loro sono tutti agenti. Siamo stati rigirati, amico. Nate tiene stretto il coltello sul collo di Lin. Se fai un altro passo, io la ucciderò. Mi senti? Ucciderò tua sorella, cavolo! Non sono la sua fottuta sorella. Oh
Oddio, pure Lynn mi sa che è un agente. A quel punto Nate lascia un attimo andare la mano e inizia a fissare Lynn con delle mosse da super agente dell'FBI, quale penso che sia. Riesce a andare via da questa stretta e dà uno schiaffo a Nate e lo butta per terra. Brava, siamo contenti. E a quel punto lui è in questa posizione, no? Mette il ginocchio sulla sua schiena, gli prende le mani da dietro e poi dice: qualcuno mi dia delle manette. Drake le dà a quel punto le manette. Oh, quindi lei sta con Drake, raga. E lei ha manetta Nate. Bravo lavoro, agente Carlisle. Beh, grazie mille, agente Garrison. Cosa cavolo? Siete entrambi agenti? Beh, ho paura che sia proprio così. A quel punto Linda Nate al resto degli agenti dell'FBI. Mi avevi detto che lui era tuo fratello. Beh, e tu mi hai detto che stavo andando al tuo 21esimo compleanno, ma in realtà stavi semplicemente creando il giorno della mia morte. Ti sembra pari, no? Mentre portano via Nate, Drake arriva da Lynn, la prende tra le sue braccia e inizia a confortarla. Non ci posso credere che finalmente abbiamo preso questi ragazzi, dopo 2 anni. Te lo dobbiamo tutto a te, lo sai. Sì, beh, no, seriamente. Tu sei quella che è andata volontaria, anche se sapevi che fosse una cosa davvero pericolosa. Beh, tu pensi sempre che le mie missioni siano molto pericolose. Beh, lo sono. Tu ti prendi davvero troppi rischi. Beh, i rischi sono parte del lavoro, lo sai. Beh, non mi piace come giochi sempre col destino. Beh, allora è meglio... Se non ti fai vedere troppo protettiva, magari qualcuno pensa che ci tieni davvero a me. Ci tengo, Lynn, ci tengo davvero tanto. Lynn sorride mentre l'aria intorno a loro diventa super elettrizzata. Per un lungo momento stanno a guardare l'un l'altro dritto in fondo agli occhi. E a quel punto Lynn si allontana dal suo tocco. Drake, non lo fare. Drake si avvicina a lei e si ferma. Perché non ci dai una chance, Lynn? Lo sai perché? Drake, super frustrato, posso cambiare. Tu non puoi cambiare chi sei, Drake. E io non posso essere la donna che tu vuoi che io sia. Io non ti sto chiedendo di cambiare, no. Tu mi stai chiedendo di lasciare il lavoro. Non lasciarlo, ma soltanto essere al sicuro. Sì, essere al sicuro dietro una scrivania. Non posso fare un lavoro di scrivania, Drake. Mi ucciderebbe. Stare sul campo ti ucciderebbe. Questa volta ce l'hai fatta, ma la prossima... Io non sono come lei, lo sai. Io non finirò come la tua Diana. A quel punto, Drake... Così, questa è l'espressione di Drake. Rimane lì a guardarla piena di emozioni, non sa più cosa dire. E Lynn se ne va via. E così finisce questa storia. Io, ragazzi, sono senza parole, non avrei mai pensato che sarebbe andata così. Questa storia è stata fighissima, spero tanto che vi sia piaciuta. Fatemi sapere se volete le storie lunghe in questo modo. Super mega piacere e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!